Sono Shingo Sato, vengo dal Giappone e sto facendo un corso intensivo di tecnica ATR, di trasformazione e ricostruzione. Mi chiamo Alessia Nastri, frequento la quinta dell'Istituto Mariano Fortuny, indirizzo Made in Italy in moda. Nel workshop con Shingo Sato abbiamo appreso la tecnica del moulage e abbiamo costruito un abito direttamente sul manichino. Abbiamo capito che per creare un capo di abbigliamento non sempre servono misure specifiche e linee perfettamente dritte, ma molta fantasia e creatività. Infatti, da vari pezzi di stoffa rettangolari siamo riusciti a realizzare un fantastico abito con due tipologie di colori. Grazie a questa esperienza abbiamo appreso la tecnica TR, ovvero trasformazione e ricostruzione, per avere un approccio più intuitivo e tridimensionale rispetto alla modellistica tradizionale. Sono Linda Rivolta, frequento la quinta B di questo istituto. Durante questo workshop abbiamo potuto sperimentare la tecnica TR. Stiamo partendo da una base in carta, sulla quale abbiamo progettato e disegnato gli origami. Dopodiché abbiamo tagliato le linee e riportato tutto su una base in stoffa. Questa tecnica noi l'abbiamo applicata sulle reti della giacca e sulle tasche. Successivamente abbiamo tagliato i pezzi e li abbiamo cuciti e quindi riassemblati. Questa tecnica può rendere i nostri capi unici e personalizzati. Sono Giorgio Giardini, frequento la classe quinta C dell'Istituto Forte. Da questa esperienza ho acquisito i concetti delle tecniche del maestro realizzando le nozioni base della modellistica. La particolarità di questo progetto è che abbiamo avuto la soddisfazione di realizzare un capo in breve tempo rispettando i tempi che ci venivano assegnati durante le fasi di lavorazione. In questi giorni ci siamo accorte che è fondamentale la manualità e la capacità di saper fare.